Ci sarà nel mondo uno che di mestiere trova le parole giuste, che le sa mettere in un modo che quando gli batte il cuore a lui, gli fa battere il cuore anche a quell'altro. Non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino. Noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana e la razza umana è piena di passione. Saluti in poesia di Agnese Monaco. Altro venerdì insieme qui nel Rock Night Show del Drago sull'Animo Nuovo. Saluti in poesia con Agnese Monaco. Io ringrazio per la linea e parto immediatamente con la poesia intitolata Agitata nel vento. Anima di chi non ha emozioni, agitata nel vento tra queste file di cibarie, godi del frammento di luce tra l'entrata contingentata di un supermercato, distante, impaurito, sconcertato tra nicchigi inutili, ultima nella fila tra branchi di animali stanchi, osservi l'ultimo raggio. Bene, come avete notato, negli ultimi quattro versi inizio con la parola ultima e termino la chiusa con l'ultimo raggio. Non è casuale, è per indicare e rafforzare la caducità nel verso stesso. Questa poesia è tratta dall'ultimo libro, nasce in situazioni che abbiamo vissuto tutti mentre andavamo nei supermercati del lockdown. Di solito non la leggo, l'ho letta in alcuni eventi quest'estate tra altre poesie, ma da sola non la leggo mai. Questa volta ho voluto questo venerdì affrontare questo tema insieme a voi e vorrei sapere anche cosa ne pensate. Potete scrivermi in privato sui miei social media, che ricordo essere su Facebook la pagina Agnese Monaco Official, su Instagram Monaco Agnese, su YouTube Only Agnese, attaccato con la O di Only maiuscola e la A di Agnese maiuscola, e poi ovviamente anche su TikTok Agnese Monaco 1 scritto al numero. Grazie a tutti, io vi aspetto venerdì prossimo con un'altra poesia. Ciao!